Siete meravigliosi. Pontida è meravigliosa. Questi, Lega, Lega, non Maroni, Lega bisogna gridare. Questi sono i miei guerrieri qui di fianco a me. Lega, 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 Lega. Vedete, capita nella vita di avere torto, di sbagliare, e capita anche di avere ragione. E negli ultimi anni, anzi negli ultimi decenni, c'è qualcuno che su tutti i temi ha sempre avuto ragione. E questo qualcuno si chiama Lega Nord. Abbiamo la Lega ha ragione sull'euro, la Lega ha ragione sull'Europa, la Lega ha ragione su un governo che parla, parla, ma è incapace di risolvere i problemi dei giovani, degli anziani, dei lavoratori. La Lega ha avuto e ha sempre ragione sull'immigrazione. Ha ragione quando dice che questi non sono profughi, sono clandestini e vanno rimandati indietro. Ha ragione quando dice che non dobbiamo accoglierli, che dobbiamo fermarli prima che partano, che bisogna fare là i campi profughi, in Libia, in Tunisia. Quando io ero ministro dell'Interno, questo ho fatto e ho fermato i flussi dopo che l'Europa è andata a bombardare la Libia. Li abbiamo fermati perché io non stavo nei palazzi romani, giravo nei paesi africani, facevo gli accordi, facevo i respingimenti e li fermavo prima che partissero. La sinistra su questo dice solo falsità, dice che è colpa mia se arrivano, dice che è colpa mia se non riescono a mandarli in giro per l'Europa, dice che è colpa mia perché io ho firmato questo accordo Dublino 2. È una falsità, ma la sinistra usa, non avendo altri argomenti, non può che dire falsità. Questo accordo chiamato Dublino 2, in realtà i contenuti sono stati scritti nel 1990, ma poi la sinistra non lo dice, i falsari della sinistra, che questo accordo è stato riscritto pochi anni fa, nel 2013, quando al governo c'era proprio la sinistra e c'era il PD, loro l'hanno scritto questo accordo, è colpa loro se oggi succede quello che succede. Noi, come sempre, siamo uomini di poche parole, passiamo sempre dalle parole ai fatti. E io su questo tema passo da oggi, anzi da ieri, dalle parole ai fatti. Ho scritto ai prefetti dicendo: in Lombardia non ne devono arrivare più, siamo chiusi, siamo saturi. Ho scritto ai prefetti dicendo: segnalatemi se da Roma ne mandano ancora, perché io voglio sapere dove voi volete metterli. I prefetti non mi hanno risposto, ma i cittadini mi rispondono e hanno cominciato a segnalarmi luoghi, ex caserme, ex strutture pubbliche, dove i prefetti vogliono mettere i clandestini. Si scordino di metterli lì, perché già da domani, proprio qui a Bergamo, noi manderemo l'ASL a controllare e non c'è posto per i clandestini e faremo quello che dobbiamo fare, senza paura. Invito i nostri sindaci, guerrieri, ma anche tutti i cittadini a fare il loro dovere di cittadino,
cioè a segnalarmi se vengono a sapere che c'è qualcuno che viene messo in luoghi non idonei, perché io devo tutelare la salute e devo tutelare la salute dei cittadini lombardi prima di qualunque altra cosa. Lì metteremo i soldi, lì metteremo le risorse. E l'ultima cosa, ho sentito sui campi nomadi che adesso qualcuno a Roma pensa di risolvere il problema chiudendo i campi nomadi e mettendo questi signori nelle case popolari, superando le quote, superando le assegnazioni. Non glielo consentiremo. Caro ministri, caro ministro dell'interno, cari del governo, sappiate che se pensate una cosa del genere dovrete passare sul mio corpo. Noi non lo consentiremo mai. A tutte queste falsità della sinistra, all'incapacità del governo di risolvere i problemi, al fatto che ci rapina quotidianamente delle nostre risorse, noi risponderemo come si deve, come si conviene. Facciamo molto presto, cari lombardi, il referendum per fare della Lombardia una regione a statuto speciale e tenerci finalmente i nostri soldi. Ma Pontida è una grande festa. Noi siamo qui perché da qui passa il futuro. Noi siamo qui per scrivere il futuro. E con Matteo Salvini, il nostro grande segretario federale, noi oggi qui da Pontida cominciamo a nutrire il futuro per noi, per i nostri figli e per tutti i cittadini liberi. Grazie a tutti, viva la Lega e viva Pontida! Ancora una volta, un applauso a Roberto!